questo anche Roncone, poi arriviamo anche al centrodestra, però nel frattempo devo chiedere un paio di cose su 5 Stelle al nostro amico Castaldo. Oggi scrive una cosa interessante, devo dire, Sallusti, dice: Saro, io che non capisco, ma in effetti è strano che la sinistra compatta difenda a spada tratta la ministra, quella dell'interno, Luciana Lamorgese, che ha permesso il saccheggio romano della CGIL. E dall'altra parte Giorgia Meloni e Matteo Salvini difendono qualche migliaio di anarchici autonomi, altro che portuali, che stanno assediando con la scusa dei no pass il porto di Trieste. Cioè, effettivamente nella nostra idea, no, la legge era come legge e ordine. Sì. Beh, però io suggerirei, diciamo, di non farci condizionare dalla politica nella valutazione di quello che è successo a Roma. Perché? Perché è chiaro che i piani, se no, come dicevi tu, giustamente si sovrappongono. Quindi ci sono interessi diversi. È chiaro che questo è un governo che deve tenere per il bene del Paese. Meno scossoni ha e meglio è, perché meno scossoni avrà il Paese. Quindi, diciamo, dobbiamo... se tu chiedi a un giornalista che cosa pensa, beh, diciamo, allora, senza farsi condizionare dalla politica. Ieri la Lamorgese, purtroppo, riferisce una cosa. E cioè dice che non c'è stata strategia della tensione. Perfetto, ne prendiamo atto. Dobbiamo dedurre che c'è stata una incapacità gravissima e clamorosa di gestione della piazza. È colpa del prefetto? Certo. E di chi può essere colpa se no? Certo, in questi casi non è il ministro che, diciamo, sta in piazza, è, diciamo, il prefetto che è il punto di riferimento. Ma dico una cosa di più. Dico che il prefetto deve lavorare in questi frangenti su manifestazioni di quel tipo, di quella natura, in tandem, in parallelo con l'intelligence, con i servizi. Cosa facevano i nostri servizi? I servizi a cosa servono? I servizi segreti interni di un paese servono a questo, servono ad avvertire e dire: guardate che c'è questo magma. Attenzione, ci può essere uno scossone. C'è Castellino col Daspo sul palco. Non solo c'era Castellino, c'era Fiore, che è il capo di Forza Nuova, e c'era uno dei fondatori dei NAR. Uno dei fondatori dei NAR. Ora, se io non pago una contravvenzione, c'è il Comune di Roma che mi perseguita giustamente per anni. Mi controlla, non hai pagato la multa, ma arrivano le cartelle, i vigili suonano. E qui c'è il fondatore dei NAR che sta su un palco. E i servizi non sanno niente, non lo dicono. Allora, responsabilità. In questa vicenda specifica, servizi che non fanno il loro lavoro, o se lo fanno male, e piazza che viene gestita malissimo. Può pagare qualcuno? Beh, in certi casi si paga, in genere si paga. Ci sono delle dimissioni in qualche caso, ci devono essere, se no l'istituto delle dimissioni, come dire, no, allora nessuno si deve più dimettere. Aggiungo un'altra cosa, quando noi affrontiamo problemi di questo tipo, non possiamo evidentemente non tenere conto poi del rischio. Quale? Di Roncone? Ah. Stava chiacchierando con me Roncone? Ottimo. Da quando? Spero da poco, gli ultimi secondi. Ah, un sacco di cose interessanti, ve lo posso garantire a casa. No, sto scherzando. Chiudo dicendo, dopodiché è chiaro che noi dobbiamo anche interrogarci poi su quello che è successo certamente a Roma. E poi però dobbiamo anche interrogarci su quello che è successo a Trieste. Cioè, io credo che l'ordine pubblico di un paese debba avere una uniformità. Non è che possiamo pensare che a Palermo si rida, a Napoli si diano gli schiaffetti, a Roma si faccia finta di niente e a Trieste ci siano le gare con i lacrimogeni. Beh, le forze dell'ordine devono avere, come dire, una guida, una linea, un decalogo, una regola di intervento complessivo. Allora, anche questo, io credo che sia motivo di riflessione. Dopodiché è evidente a tutti che questo è un governo che non deve avere scossoni eccessivi. Forse sostituire la Lamorgese per Draghi diventa un problema di equilibrio. Facciamo praticamente, sostituire la Lamorgese oggi è impossibile per Draghi, però certamente non possiamo liquidarla dicendo non c'è stata strategia della tensione, scusateci tanto, mi pare un po', come dire, poco come spiegazione.